1700 70. 70 e 60. L'interesse per Casanova nasce da questo suo essere alla radice della nostra civiltà in un punto cruciale della sua esistenza, vale a dire nel rapporto con la sessualità e con il sentimento. Come è nato questo stile di vita in Casanova? Casanova non è illuminista, non è una persona che crede nella ragione, e neppure noi crediamo totalmente in questo, perché la vita, il vissuto delle persone, gestito sotto l'impero della ragione, è mostruoso. Se il sentimento viene ingabbiato dalla ragione, si vive in un modo penoso. Nello stile di vita proposto dall'illuminismo e da Voltaire ci sono tutti i mali della nostra civiltà, c'è il materialismo, c'è anche il consumismo, c'è l'avvilimento dei rapporti sentimentali. Chi segue continuamente il piacere si scontra con una serie di convenzioni. La più evidente di questa è posta dal problema della fedeltà. Casanova è una finzione letteraria. È solo nella letteratura, nel racconto di se stesso, che Casanova ha risolto il suo problema, perché la letteratura, l'arte, sono come un sogno e nel sogno tutte le incoerenze possono essere cancellate. Allora la conclusione è che una vita ineccepibile, moralmente corretta, è indubbiamente il modo migliore di vivere, ma anche una vita turbolenta, piena di duelli, di cambiamenti di donne, di necessari tradimenti, come è stata quella di Casanova, può essere bella e degna di essere vissuta se la si interpreta artisticamente. You. I don't know. Like other Casanovists, io mi interesso di Casanova, come tutti gli altri casanovisti, per capire, per cercare di dare un senso alla vita. L'uomo che ragiona e che non trova più il fondamento della propria esistenza nella religione non ha un motivo di esistere. Potrebbe essere spinto al suicidio, e il motivo del suicidio è presente nelle opere di Casanova in tutto il Settecento. L'unico modo per evitare il suicidio è trovare dei motivi di esistenza nel gusto che si ha nel vivere. È questo che tutti i casanovisti cercano in Casanova, perché Casanova era un uomo povero, povero di cose, ma ricco di volontà di vivere, ricco per la forza, l'istinto che lo spingeva a inventarsi una vita. Casanova è un'invenzione della letteratura, della sua fantasia.